tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e che succede ogni martedì? Esce un nuovo video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. Per questa settimana abbiamo deciso di farvi i preferiti delle Makeup Angels, quindi dei preferiti che riguarda me, Betty e Fabiana. Ovviamente per rendere la cosa molto più particolare, molto più gustosa, abbiamo deciso di fare ognuna una angel diversa, quindi a me è toccata la bellissima e stupenda Betty. Qui ho tutto il necessario dei suoi preferiti, sono andata alla ricerca della mia makeup collection e ho trovato delle cose molto molto simili alle sue, alcuni anche proprio le esatte colorazioni, quindi udite udite, e quindi abbiamo deciso di fare questo make-up. Ovviamente non vi spoilerò per quanto riguarda le altre due angel, perché li dovete andare a guardare. Quindi iniziamo questo make-up, perché sarà proprio un vero e proprio make-up fatto da Betty, e io lo sto facendo ovviamente a modo mio, in base a quello che so fare. Non guardate i capelli, ma siccome stiamo sistemando la stanza dei miei figli, qui c'è... mi viene da piangere, però siccome YouTube non fa parte della mia casa, iniziamo a fare il video. Allora, prima di tutto io metto sempre la base negli occhi, lei invece utilizza il correttore, quindi andiamo a mettere il correttore sui miei occhietti belli. Ditemi se vi piace questa inquadratura, perché la mia amica ha detto che devo essere inquadrata più da vicino, quindi so che Halloween si è finito, però sai com'è, io esisto. Andiamo a correggere, il primer. Ok, io ciecata. Ovviamente essendo i top della Angel, Betty ha deciso di mettere la New Nude di Huda Beauty. Devo dire che è una scelta molto molto azzeccata, e quindi dobbiamo utilizzare i colori. Lei mi aveva mandato un messaggio per quanto riguarda come fare gli occhi. Ve lo faccio, non so se riesco a farvelo vedere perché ce l'ho attaccato il cellulare. Quindi, lei dice make up occhi, transizione con play e piega con Teddy. Quindi, transizione. Allora, transizione con play. Ed è questo qua. E poi piega con Teddy, che è questo, quindi la transizione. E poi andiamo nella piega con Teddy. Poi, angolo esterno con Rave e Tease, quindi mettiamo nell'angolo esterno Rave e Tease, quindi questi due colorini qua. Li mischiamo tutte e due e iniziamo a fare l'angolo esterno. Io mi devo avvicinare assolutamente. Poi dice di fare una cut crease
con il correttore al centro, quindi al centro exit e nella parte interna crave, quindi faremo una cut crease e metteremo al centro questo qui rosso e quasi all'inizio dell'occhio crave. Quindi andiamola a fare veloce, 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 veloce. Quindi correttore. Pennello. Cut crease fatta e andiamo a mettere prima tampono un pochettino qui la parte finale per non fare il distacco con i due ombretti nominati poco fa. Ok, allora, per utilizzare questi ombretti bisogna avere questi tipi di pennelli e adesso vediamo se riesco. Mi sa di no. Ci provo col dito perché si sgretola tantissimo. Allora, mettiamo questo al centro. Sono degli ombretti un po' particolari. Bisogna applicarli solo con le dita, cioè al di fuori niente. Invece Grave, se non mi sbaglio, Grave può essere messo con il pennello che vi ho fatto vedere poco fa e Grave lo dobbiamo mettere all'inizio dell'occhio. Bellissimo, bellissimo. Adesso andremo a mixare i due colori per non far avere il distacco e lo aggiungo sempre con il dito. Devo dire che è molto molto bello questo colore. Allora, poi nella parte inferiore dobbiamo utilizzare una matita nera e sfumarlo con l'ombretto Teddy. Ok, andiamo a prendere la matita nera, che la sua preferita è questa qui di Astra, la 24 Color, Color High. E lei la utilizza proprio qui. Allora, se vedete i suoi video, lei dice proprio che le matite nere così a tratto non si devono lasciare, ma si devono assolutamente sfumare. O la sfumate direttamente col nero oppure utilizzate un ombretto. Se voi vedete i suoi video, proprio lei spiega anche questa cosa. E lei dice di sfumarlo con Teddy e Tacle, Tigle, una cosa del genere. E quindi sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo. Ok. Poi, come mascara, lei sceglie il mio bellissimo mascara di Astra, che io adoro, sinceramente adoro, lo sto utilizzando tantissimo. L'unica cosa è che in questi giorni sto togliendo l'eccesso dallo scovolino perché se no mi attacca tutte le ciglia. Lei non usa il piegaciglia, o perlomeno io non me l'ha chiesto e quindi non lo metto. Invece è una cosa che utilizzo sempre. Bene, questo è il make-up per quanto riguarda l'occhio. Adesso vado a fare l'altro e noi ci vediamo dopo. Ciao! Allora, continuiamo e andiamo al viso.
Lei utilizza il correttore, lo 02 di Astra, per quanto riguarda le sue occhiaie. Io di norma metto questo e poi metto quello illuminante di Essence. Invece lei utilizza solo questo. Quindi, pennellozzo di Zoeva. E andiamo anche per quanto riguarda le occhiaie e tutto. Lei ha fatto un video a proposito, dice stai sponsorizzando. No, non è un fatto di sponsorizzare, però se come me vi piacciono questi video di spiegazione dove le cose vi vengono spiegate, io ad esempio non ho fatto un corso di make-up, giusto? Ed è una cosa che mi piacerebbe fare tantissimo. Allora, cosa faccio? Guardo i tutorial di tante ragazze, sia italiane che non, e mi vado a vedere tutto quello che mi potrebbe aiutare nel truccarmi o nel scegliere determinate cose. I video servono anche a questo, oltre a quelli di polemica e tutto. I video servono anche a questo. Poi lei utilizza, cioè il suo preferito è questo della Dior, il Dior Forever. Io ce l'ho nella colorazione 1,5N. Adesso non so se è buono il colore, non mi ricordo dove ho messo la palettina. Eccola, sempre gli occhi. La palettins, dove mettere quello. Fototaint, mettiamo il fototaint e spara tutto bene. Ne mettiamo poco alla volta proprio per vedere la colorazione se va bene tutto. Lei utilizza mettere il fondotinta con la sponge. Meglio che lo lasciamo aperto. Collo, non dimenticate collo. Naso. Allora, poi lei mette la cipria e la sua preferita è quella di Nabla e devo dire che la preferita mi sa di tante persone ed è questa cipria che noi mettiamo con un pennello rosso, così. Avendo lei una pelle grassa, mette la cipria dappertutto. Ebbene, dopo arriviamo a dei pezzi molto molto particolari. Allora, poi lei ci chiede. Allora, poi lei dice di fare il contouring con Harmony di MAC. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Harmony di MAC, ce l'ho. Ed è questo. Quindi dobbiamo fare un contouring. Lo faccio anche con questo pennello che ho utilizzato poco fa. Proviamo a fare il contouring. Utilizzo questo pennello perché non voglio fare una cosa troppo netta. Poi dice di fare il bronzer, cioè di mettere il bronzer con la Hoola per dare un effetto baciata dal sole. Allora, io ho questa palettina.
e ho la ula, che è questa. Quindi possiamo una ula baciata dal sole. Di norma lei fa anche fronte e tutto. Lei è molto brava, è un'autodidatta, ma è molto molto brava. Poi andiamo avanti e lei come blush ha nominato il blush questo qui di Astra. Sapete tutti che io lo adoro. E questo è lo 04 ed è un blush fantastico, veramente fantastico. Quindi andiamo a mettere il blush. Sorridiamo sui risi in un festival. Anche lei mette il blush nel naso. E come illuminante lei utilizza questa qui di Astra sempre, quindi la sua preferita è sempre questa qui di Astra, dove ce ne sono tre. Lei mi ha fatto vedere anche tanti altri, però questa diciamo è quella più particolare e che ovviamente posseggo io. E io direi di mettere proprio il rosa, visto che abbiamo questo effetto particolare, di mettere proprio questo. Cioè, sono una cosa eccezionale questi illuminanti di Astra, davvero davvero belli, molto molto belli. E beh, allora, per quanto riguarda le labbra, lei nomina una matita di Astra, che sarebbe questa, che è Astra Sculpting Lip Liner, nella colorazione 04, e poi il suo preferito è il rossetto questo qui di Astra, ma davvero l'avevo comprato anch'io, l'Hypnotic Move, che è lo 08, questo è il suo preferito, e devo dire che ha perfettamente ragione. Quindi mettiamo la matita e torniamo subito. Allora, per finire, lei il suo preferito per quanto riguarda lo spray fissante è quello della MAC. Io ho un piccolo campioncino, quindi andiamo a spocuzzare questo piccolo campioncino. Devo dire che mi piace tantissimo. Allora, questo è tutto per quanto riguarda il mio make-up. Questo è il make-up con i preferiti di Betty. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, mi piacciono tantissimo gli occhi, anche la matita sfumata, quindi ovviamente apprenderò il consiglio che mi ha dato Betty di sfumare sempre la matita al di sotto. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo, a parte i miei capelli tipo pazza, uscita fuori dal manicomio. Devo dire che mi piace tantissimo questo abbinamento occhi e labbra. La base mi piace tantissimo, ovviamente utilizzerò piano piano la terra per fare il mio contouring, lo prometto, perché ci metterò tutta me stessa e piano piano imparo. Adoro i prodotti di Astra che mi ha fatto utilizzare, perché sono anche tra alcuni i miei preferiti. E niente, ovviamente io ringrazio tantissimo lei Angel e ringrazio tantissimo Betty per avermi fatto fare il suo make-up. E ovviamente dobbiamo tutti andare nei video di Betty82 e di Fabiana Lizzi per vedere cosa le altre Angel hanno proposto e soprattutto chi ha dato i trucchi a chi. Quindi andiamo subito. Però prima ricordatevi di mettere un like al mio video e di commentare. Io ve ne sono grata e ovviamente rispondo a tutti i vostri commenti. E vi raccomando, siete educate. Per questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!